che in questo momento è stato messo il secondo oggetto nel dorso oggetto, dello scarafone, che è esattamente un orologio. Bene? Sì. E ritorniamo a Raimondo. La televisione veramente è qualcosa di fantastico, comunque rimane una presenza inquietante all'interno del focolare domestico. È vero. Perché la televisione, diciamo, distrae dal, dal dialogo di coppie, diciamo, comunicare, insomma, che non, perché distrae. Bene, allora Raimondo questa sera tenta un esperimento. Alla parola Raimondo, uno dei due, o lui o lei, si alzerà dalla poltrona, dalla sedia, da dove è seduto, e spegnerà la luce lasciando acceso il solo televisore. E i bambini? E i bambini stanno nella loro cameretta davanti al loro televisore. A casa di mia sorella i bambini stanno insieme al padre e alla madre. E alla casa di tua sorella i bambini vanno dalla nonna. Vanno dalla nonna, capo. Allora, dicevo, lui o lei si alzerà e spegnerà la luce lasciando acceso il solo televisore. No? Ah, e si dispiace? Chi? Mia sorella Pina. Di che cosa si dispiace tua sorella? Che non può spegnere la luce. Perché non può spegnere la luce? Perché ci stanno i bambini. Ma dove vuoi a me? Non ho capito. Che vuoi da me? Proprio tua sorella Pina non facci mai la trasmissione. No. Perché tua sorella Pina non c'ha la camera e i bambini. Quindi sta cosa la facciamo. Ma guarda un po'. Pure da lei spegnerà la luce, lasciamo acceso il televisore, pure se ci stanno i bambini. Va bene. Così va bene. Dunque, spegnerà la luce e raggiungerà il coniuge. Ah, e non ci sta. Chi? Mio cognato, fai il turno di notte a lei, però. Ma dico io, ma è proprio sfortunato sta famiglia di tua sorella, sai? Beh, era proprio necessario che la tua sorella Pina si sposasse, no? Poi, ma tu che vuoi, ma è colpa mia, scusa, se mio cognato lavora a lei nel fa il turno di notte. E io che ci posso fare? Dico. Ah, e poi ti pare bello questa cosa, spegniamo la luce, certo. Così lei ne all'incasso di meno. Sì. Mio cognato viene licenziato, la famiglia e mia sorella finisce in mezzo alla strada per una canzone. Ha ragione, se non la facciamo questa cosa, E il cognato viene licenziato. Ma non esageriamo. Ci portiamo sulla crescente questo scrupolo. Facciamo queste sceneggiate di licenziare per una canzone. Vabbè, allora la colpa sarà tua se il cognato viene licenziato. Sì, cioè voglio di lavorare se trova un altro impiego, mio cognato. Vabbè, tu mi dicevo. Ma tutto questo avverrà alla parola a Raimondo, perché alla parola a Raimondo partirà una canzone che noi abbiamo definito la canzone Capisci a me! Ma solo con alla parola Raimondo. Quando ve lo dico io. Quando me lo dico io, Raimondo. Si sono attaccato le dita. Aspetta. No. Ma fai, lascia stare, non si fa così, scusate. Raimondo. Ah. C'è il riustello, tu, non c'ha le dita. Guardatevi bene negli occhi, guardateci, attentamente. Raimondo. Non se ne può più.
Le 23.15, Mirko. Sì, si è passato un quarto d'ora. Vabbè, ma sono le 23.15, ci siamo, io sono pronto per mezzanotte. Scusa, Mirko, sei in anticipo. Mirko, ma Marzullo è milanese? No, è di Avellino, Marzullo. No, ha questo portamento, questa eleganza da tipico milanese. No, è di Avellino. Scusa, Marzullo, hai per caso studiato a Milano? Perché? No, è una cosa sua, ma giù, sei in anticipo. Sei in anticipo, io ma non posso farci niente. Quando finiamo ti fai mezzanotte e ti dormo. Abbi pazienza, scusa. Ragazzi, però non molto tardi, vi prego. Scusatemi, ci vediamo dopo. Andiamoci. Dunque, io devo dire subito una cosa. Devo ringraziarvi, perché voi a questo esperimento di Raimondo avete detto sì. Avete detto sì, noi abbiamo avuto dei comunicati da parte dell'Enel che durante la canzone, capisci a me, abbiamo avuto un risparmio energetico pari al 15%. 15%. È un grande successo. Mirko, ti volevo dire una cosa. Tra le tante cose è arrivata una telefonata di mia sorella. Tua sorella Pina? Sì, sì. E che ha detto? Che le è piaciuta assai. Scusa Gino, ma tuo cognato non aveva il turno di notte? Ah, è vero, ma allora che... Fate tu, questa è un'altra grande trovata di... Raimondo! Arriviamo a un primo aggiornamento della nostra asta decibeli. Dunque Marina, come sta andando? Sta andando molto molto bene. Devo dire che siamo arrivati a delle cifre abbastanza ragguardevoli. Che devo cifra? Dire. Per questo, la cifra la dovreste vedere qui sul display. 3 milioni e 400 mila. Ecco, bravo, quella lì. 3 milioni e 400 mila. 3 milioni e 400 mila. 3 milioni e 400 mila, signore. Cosa di cifra considerevole. Bravo, bravo. Siamo bassi, signori. Siamo bassi, signori. Ma che cosa stiamo trattando? Un set di coltelli? Mico. Ma che cosa stiamo trattando? Le pelle? Che cosa stiamo trattando? Questo è un pezzo di storia. Questo è un gioiello. Va bene, prego. Ci vogliamo fare dire la cosa? Ti prego. No, no, non fare così. Va bene. Sentiamo a lavare così e a lavare per dare. A cuore. Che faccio? Non si forza. Se c'è la giacca mia, fanno capire. E tu ti innervosisci. No. Devi nervosire. Allora, volete offrire di più? Ah no, non ti vergognare, è troppo poco. Che c'è, che fai? Beh, ti agitavi tu, mi agito un poco pure io. Ma comunque, avete ancora tempo per riparare. Non ci facciamo ridere addosso, perché non ci facciamo ridere addosso, mi raccomando. Ci siamo capiti? Sì, calma. Va bene così. Ma io a questo punto vorrei... No, Mirko, calma, te li prego, non fare così. Volevo fare un'altra cosa, volevo sentire qualche telefonata. Sì, ce n'è una, anzi, un momento. Vediamo. Ah sì, ecco, è quel signore che stava chiamando da parecchio tempo, che vuole mettersi in contatto con lo studio. Benissimo, e parliamo. È pronto, può parlare? Pronto, sono collegato. Certamente, buonasera, lei da dove chiama? Dalla città dove sono nato. Come si chiama allora? Preferirei rimanere nell'anonimato. Va bene, lei sicuramente chiama per l'asta. Quanto offrirebbe per il cimelio? In onor del vero non è per questo che ho telefonato, ma è per la ragazza che avete spogliato. Quale ragazza abbiamo spogliato? Come quale ragazza? Quella lì cui avete tolto le robe di dosso. E qual è questa ragazza che abbiamo tolto le robe come di dosso? Come qual è? Quella lì di colpo grosso. Ma che stiamo al Moulin Rouge qua? Pronto, sono collegato. Sì, è ancora collegato. Ma perché avete disturbato? Come abbiamo disturbato? Pensavo mi aveste accontentato. Certo, nel limite del possibile, scusi. Visto che c'è la ragazza che avete spogliato. Sì, va bene, noi a questo punto la salutiamo. Che cosa? Mi ha salutato? Certo. La saluto contrariato.
Beh, finiamolo. Qua si arriva, lei è uno, sì. Qua si sfumano. Va bene. Ma perché non è registrata? Registrata, che in diretta. No, e di là registrano tutto. Se prego. Sì. Ma guarda, quella... Non guardo! Non guardo! Copriti! Ma manda anche il bacetto, mamma! Pasquariello! Pasquariello, vergogna! Assumato, assatanato! Assatanato! Vergogna! Guarda là, guarda! Che figure facciamo? Ma mi piace assai, mi piace assai! Io ho fortuna! Nascere scarrafone! Bene! E dunque noi siamo arrivati a un momento già in... insomma, definitivo, penso, di questa trasmissione. Che è la classifica finale del nostro Persidel. Per cui cediamo la parola alla nostra carinissima. Hanno chiamato da cani cattivi. Lampissima. Marina! A te, Marina. Sì, a me. Allora. Brave ragazze, brave, brave. Stanno svolgendo un ottimo lavoro. Signore e signori, siamo arrivati al termine della nostra classifica Persitel e come potete vedere, anzi non vedete niente perché non lo vedo neanche io, sta per apparire la graduatoria delle trasmissioni, della trasmissione vincitrice, vediamo quale sarà. Allora, partiamo, sì, al quinto posto Paperissima, al quarto posto Beautiful, al terzo I Promessi Sposi, al secondo Tra Moglie e Marito e al primo posto con 8.500 voti Il processo del lunedì, nostra regina, come nostra trasmissione regina di questa sera. Facciamole un bel applauso.